Sostituire Marco Martorano in giunta non è semplice. La sua decisione di abbandonare il consiglio ha lasciato un vuoto difficile da colmare. In rassegna stampa, il sindaco di Sapri ha raccontato le vicende che in questi giorni hanno portato alle dimissioni del suo vice, anche dalla carica di consigliere. Poi ha parlato del futuro. Il futuro è complesso perché naturalmente al di là del fatto che la surroga avverrà e quindi non è una questione di numeri, non è una questione di tenuta di maggioranza. È una questione di un vuoto importante che dovremmo capire in che modo colmare anche rispetto a quelle che sono le tante responsabilità, perché la pubblica amministrazione non è solo politiche sociali, ma la pubblica amministrazione è tutto lo scenario di responsabilità che abbiamo. E quindi in questo senso ci siamo presi qualche giorno per una riflessione, perché deve essere una riflessione importante. E subito dopo aver verificato quali sono le condizioni per continuare nell'impegno amministrativo, andremo alla ridefinizione e all'assetto della nuova giunta, che sarà la giunta che dovrà portare a termine gli obiettivi che abbiamo individuato come percorribili e attuabili. Si parla di possibile entrata in giunta di un assessore esterno, può essere così o ancora proprio? Guardi, è complicato, noi ancora siamo profondamente provati dalla scelta di Marco. Dateci il tempo di ragionare, perché è giusto che sia così. Le dimissioni di Marco non sono un assessore che va via così. Sono un fatto che ci ha provato e abbiamo bisogno di un po' di tempo anche per ragionare, anche con gli amici che continuano a darci una mano intorno a Sapri Democratica. Del Medico ha poi commentato il volantino fatto circolare in questi giorni dal gruppo d'opposizione, un foglio giallo che pone in evidenza i ritardi nella realizzazione del programma elettorale da parte dell'amministrazione. Noi lavoriamo con serietà, senza fare danni, guardando al futuro di questo paese. Le critiche delle opposizioni ci stanno, ovviamente abbiamo fatto opposizione anche noi e quindi ognuno sa che è necessario dare un segnale di esistenza. Per meglio contrastare l'atto d'accusa dell'opposizione, Del Medico ha resuscitato i progetti non realizzati o secondo lui mal realizzati dai tre consiglieri della minoranza capeggiati dall'ex sindaco Vito D'Agostino quando governavano la città. L'intervista integrale andrà in onda dopo il telegiornale.